Oggi una nuova intervista. Come potete vedere dal titolo, oggi ci occupiamo di un ambito che possiamo considerare anche insolito per l'ipnosi, che ai più potrebbe essere considerato insolito per l'ipnosi, cioè la famiglia, i gruppi, le coppie. Lo vedremo poi con un approccio particolare molto conosciuto all'interno della psicologia e che ha visto anche noi italiani, oltretutto, essere riconosciuti a livello internazionale. E sto parlando dell'approccio sistemico. L'ospite di noi è anche una didatta di più scuole di psicoterapia sistemica e quindi sicuramente è un'esperta nel settore. È qui però come socia della Società Italiana di Ipnosi e didatta anche della scuola italiana di ipnosi. Ci introdurrà quindi in questo contesto che magari a qualche collega sarà familiare come approccio sistemico e magari meno dal punto di vista applicativo per l'ipnosi. Credo che il percorso che abbiamo fatto fino adesso con le precedenti interviste sia stato utile, almeno così spesso leggo tra i commenti anche in privato, per dare una nuova chiave di lettura all'ipnosi, che non è solo quella manipolatoria che molto spesso il senso comune crede e ritiene che sia, ma un'ipnosi con l'approccio naturalistico di Milton Erickson è già tutte quelle evoluzioni che dai tempi di Erickson fino al 2020 le neuroscienze, le ricerche, l'epistemologia e la clinica hanno portato all'interno di questo gruppo di persone che stiamo intervistando e piacevolmente ascoltando. Allora, ringraziando tutti per i commenti, vi ricordo che potete iscrivervi ovviamente ai canali, a questo canale, per essere poi informati delle future interviste, vedere quelle passate. Condividete pure le live con chi ritenete che possa essere interessato all'argomento. E veniamo subito all'ospite di oggi. Vi presento con grande piacere la dottoressa Anna Maria Rapone. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao Anna Maria, grazie di esserti prestata a questa chiacchierata e a introdurci così in un argomento che comunque possiamo dire nuovo. Ma diciamo che il prof Loriedo si sta occupando di questa cosa dagli anni 80. Poi io ho cominciato a occuparmene nel 2000, su per giù. Io ho la doppia formazione, vengo dall'IPR, che è l'altro istituto del prof Loriedo, quindi è l'Istituto di Psicoterapia Relazionale, e in quel caso io mi ricordo, credo che tutta la mia vita e tutta la mia formazione sia nata da innamoramenti, cioè da cose che sono capitate durante la mia strada. E mentre facevo proprio il corso di terapia familiare, durante un workshop del prof, mi sono innamorata dell'ipnosi. Quindi prima nasco come terapeuta sistemico-relazionale, come ipnotista, tant'è che io sono una delle persone che ha fatto il master di ipnosi e non il corso quadriennale, quindi proprio a riprova che il master ha una grande validità se supportato da una formazione Siamo anche in precedente. due, qui almeno siamo in due, dico. E quindi poi tutta la formazione per diventare didatta, dall'altra parte sono didatta e supervisore, e a un certo punto io ho cominciato ad avere il fascino proprio dell'integrazione. Dagli anni 2000 su per giù, durante la mia formazione, una delle persone che io ricordo che è scomparsa recentissimamente, che è stata compagna di viaggio, o meglio io compagna del suo viaggio, perché era, la mia, supervisore, era Vilma Trasartispunti. E con Vilma, io ho fatto un ventennio di lavoro. E durante questo ventennio, a un certo punto, abbiamo smesso di chiederci se eravamo sistemiche o ipnotiste, perché no, siamo ipnosi sistemica. Quindi, proprio lavorandoci, ci siamo resi conto che questa suddivisione era sostanzialmente inutile. Poi, da qui a farlo diventare un modello, sicuramente il fatto di lavorare clinicamente, di portarlo avanti rispetto a quelli che sono i nostri insegnamenti di formazione, ha permesso anche agli allievi della scuola di poter approcciare anche all'ipnosi con le coppie, con le famiglie, con i singoli. Il pezzettino in più, forse, dell'ipnosi sistemica sta nell'approccio proprio al problema, alla parte diagnostica che è sistemica, che ben si integra con il relazionale dell'ipnosi.
Perché dico questo? Perché in realtà c'è una parte che portavamo sempre, adesso diciamo che la porto io, sicuramente la porta il prof, però prima la portavamo un po' insieme, e che c'è proprio una lettura del sintomo che è sistemica. Cioè leggere il sintomo all'interno di una coppia vuol dire, per esempio, riuscire a comprendere che a un certo punto non c'è più chi è causa e chi è effetto, ma che in qualche modo quel sistema crea quel sintomo. E se io lo leggo in modo sistemico, anche la mia ipnosi deve essere sistemica. Per esempio, se io immagino in una relazione che ci sia una difficoltà di concepire il modello relazionale dell'altro, molto probabilmente io posso immaginare di farli ballare, posso immaginare di creare quelle che possono essere delle sintonie di musica, cioè quel qualcosa che può mettere insieme la diversità all'interno della sintonia. Se io so che cos'è la lettura del sintomo per quella coppia, attraverso il tailoring sarò in grado di passare anche il significato sistemico del sintomo. Quindi è una complessità che sicuramente dà ancora più slancio a quella che è la terapia. E io mi rendo conto che tutte le volte che faccio lezione, agli allievi di ipnosi, questo aspetto viene sempre molto gradito. Cioè il fatto di essere anche aiutati a leggere, al di là della grande formazione da ipnotisti, anche quella parte che ha a che fare con le coppie, i gruppi, le famiglie, che non è così facile. Cioè, se posso mettere un'idea di criticità, io dico sempre una cosa che è un po' cattivella. Cioè, mettere due persone in stanza non vuol dire fare terapia di coppia, mettere cinque persone in stanza non vuol dire fare terapia familiare. Quindi conoscere, per esempio, quelli che possono essere i rischi, le comunicazioni extraterapeutiche, che devono essere gestite in modo molto attento se si fa coppia o famiglia. Insomma, ci sono tutta una serie di elementi che di solito gli allievi apprezzano molto. Quindi, però è complesso, ma non complicato, ecco, direi così. Che poi è complesso, penso che sia proprio una delle parole che contraddistingue anche la sistemica di per sé, no? Esatto. E quindi io spesso dico una cosa che spero chi è un pochino religioso mi passi, che l'ipnosi sta bene con tutti i modelli. Io mi sono resa conto che quando faccio lezione al master, molte persone che sono curiose dell'ipnosi possono avere anche tanta paura che l'ipnosi possa mettere in discussione il proprio modello. Ecco, io dico che l'ipnosi è come il buddismo, cioè sta bene con tutte le religioni. Quindi in qualche modo saper integrare, saper rileggere, saper tradurre, a quel punto l'approccio ericksoniano e le tecniche ericksoniane, che secondo me sono due cose diverse che si intersecano, possono essere quell'arricchimento nella nostra valigetta degli attrezzi. Sì, questo mi piacerebbe un po' approfondirlo perché io lo trovo proprio nella mia esperienza vero, diciamo proprio una parola non scientifica, lo sento mio. Però mi piacerebbe che tu mi spiegassi un po' meglio la differenza tra l'integrazione, diciamo, di un modello ericksoniano, di un approccio ericksoniano, rispetto alle classiche tecniche ipnotiche che magari non rientrano proprio in tale modello. Allora, io che ho proprio fatto l'esperienza di venire prima dal sistemico relazionale e poi ho lavorato per apprendere l'ipnosi, ho questi due aspetti. Uno è che l'approccio ericksoniano è proprio un modo per essere terapeuta. È quello che ha a che fare con la grande importanza della relazione, che chiamano rapport, e quindi è ancora più specifica. Che è qualcosa nell'ipnosi ericksoniana che ci fa sempre capire quanto il terapeuta e il paziente lavorino insieme in uno stato di collaborazione. L'approccio ericksoniano è un approccio alle risorse del paziente. Quindi questa idea è l'idea su cui si fonda il processo terapeutico, del quale secondo me le tecniche sono solo una minima parte. Cioè fare ipnosi o essere un ipnotista sono secondo me due cose diverse. Allora, per me è stato affascinante trovarmi comoda, sentendo ciò che l'approccio ericksoniano mi portava,
forse perché come sistemico relazionale immaginare la possibilità di taylorizzare, di riconoscere le risorse dell'altro, per me era un'esperienza già fatta. Mi ricordo che la prima volta, quando io sono stata allieva, alcuni di approcci un pochino più sistematizzati, diciamo così, colleghi che avevano bisogno magari di un protocollo, si sentivano molto persi. Noi no, cioè immaginiamo la parte whitakeriana, quindi la parte esperienziale, la possibilità di giocare in terapia, la possibilità di dare sfogo a quella che è la fantasia. Quindi io me lo sono sentito subito abbastanza vicino e non ho fatto una grande fatica. E mi ricordo, insieme alla mia collega, che è anche mia ecoterapeuta, che è Maria Lavinia Gentile, che quando noi sentivamo queste cose, diciamo, vabbè, ma questo già lo facciamo. Ah, ma ecco che cos'è che ci succede. E ci ha complessizzato, ci ha creato la possibilità di utilizzare quello che magari non riuscivamo a capire. Non so, Luca, se ti è mai capitato, ma hai di fronte il paziente a un certo momento perde lo sguardo. Ok, allora all'inizio era perché si distrae, a cosa sta pensando? E quindi anche con una certa intensità nell'attesa di dire, beh, poi mi dirà qualcosa, Sono qua. riuscito. Che disturbo! Ok, invece poi la possibilità di comprendere l'attesa e di utilizzare, cioè sta lavorando, anzi, neanche te lo chiedo, perché se te lo chiedo arriva la parte consapevole E e rovina forse tutto. il tuo lavoro, no? Quindi comprendere tutto ciò che accade e riuscire ad utilizzarlo al meglio per il paziente e per la relazione. Quindi io mi ricordo che eravamo illuminate da questi stimoli continui. Lavinia, ti dico che è qui che ti segue anche lei, e assieme veramente a molte altre colleghe stanno riempiendo di saluti, di cuori. Le cito solo brevissimamente, non riesco a farlo tutto, a dirle tutte, ma Ilaria Zaccano, Eleonora De Angelis, poi Isabella, aspetta un attimo che vedo, Irene Zanier, Roberto Petasecca Donati, ci sono, e tanti altri, insomma. Ti stanno ascoltando. Io nelle parole che tu dici proprio mi ritrovo, non arrivo da un approccio sistemico ma interazionista, quindi abbiamo in comune il costruzionismo a volte che fa un po' da ponte a due approcci. Proprio questa cosa qui che dicevi anch'io con dei miei colleghi, mi ricordo con Michele Vanzini, ne parlavamo spesso del ah, caspita, ma io questa cosa qua la facevo già, solo che diventa come dire, più concreta, più abitabile, acquisisce dei nomi e soprattutto ti offre delle possibilità di espressione che non diventano più un eclettismo, soggettivo, ma diventano una metodologia che condividi, che quindi ha dei nomi, che quindi puoi sperimentare, in qualche modo ci puoi stare, puoi sviluppare meglio, ecco. Guarda, ti dico, io credo di aver acquisito dall'ipnosi più che da qualsiasi altra contaminazione di questi anni, due cose sostanziali. Uno, un utilizzo del linguaggio molto più attento, insieme a un'osservazione più attenta come Erickson ci ha insegnato, ma sicuramente una capacità di rallentare il mio tempo. Io ero troppo veloce. Era come se io dovessi fare tutto per tutti e due, come se dovessi fare io, anche se stavo facendo la formazione, me lo raccontavano, però aver visto, che quei segnali erano dei segnali di un lavoro mi ha permesso di rallentare e di dire ok, sta lavorando, io non devo interferire e mi ha permesso di sintonizzarmi meglio. Cioè, come se questo mi avesse dato l'agio di sentirmi utile e sentirmi capace, semplicemente stando, semplicemente essendo lì presente col paziente. Con Vilma, noi avevamo fatto un lavoro, negli anni che abbiamo portato avanti, che si chiamava l'osservazione come intervento terapeutico, cioè quanto la, cura passasse attraverso l'attenzione, quindi immagina l'osservazione delle minimal cues, no? E quindi noi dicevamo sempre, guardare in modo così attento un paziente, vedere i minimi dettagli,
rimanda a quel paziente la cura come se fosse un neonato, cioè come se in quel momento fosse la cosa più importante, più centrale nell'occhio del paziente. E quindi vedersi osservati era già una cura. Quindi quando io ho imparato ad osservare attentamente, ho imparato anche a utilizzare questo per far comprendere al paziente io ci sono. Quindi sono tutti tasselli piccoli piccoli. Io ho cominciato la mia carriera di tirocinante in un ospedale romano famoso, dove ho fatto volontariato 20 anni e lavoravo con i bambini e con le famiglie. E io mi sono accorta dopo, facendo ipnosi, che facevo ipnosi. Cioè mi sono accorta che facevo tutte quelle cose indirette che stavano tra il gioco e l'ipnosi, che aiutavano i bambini ad essere più sereni, per esempio nella preparazione all'intervento, perché ero in una chirurgia pediatrica. Quindi i bambini, lo dicono tutti, ma soprattutto chi lavora con i bambini, io lavoro in terapia familiare con i bambini e mi diverto molto, sanno che sono gli ipnotisti per eccellenza, così come sono i terapeuti per eccellenza. I bambini sono in grado di ammalarsi per essere dei terapeuti familiari. E spesso sono quelli che si sacrificano per il bene della coppia, per la conflittualità. Per esempio, in questo caso, una delle letture più sistemiche è quella di leggere il sintomo di un bambino come il tentativo di quel bambino di curare la propria famiglia. Allora, se noi riusciamo a capire che cosa vuole fare questo bambino, molto probabilmente ha già tracciato il percorso terapeutico. Basta fregargli il percorso terapeutico e il ruolo e la terapia è fatta e lo possiamo liberare da questa incombenza. Ecco, leggerlo in quel senso, per esempio, ci può permettere di fare anche delle induzioni assolutamente ad hoc per liberarlo piano piano. Caspita, ti stavo per chiedere di entrare già nel vivo e ci sei proprio, ci hai tuffato dentro, insomma. Eh sì, perché dacci un'idea, magari a noi anche che non facciamo Io degli. penso che la categoria di bambini, parlo di categoria dei bambini più gravi che ho seguito negli anni, sono stati sicuramente i bambini che hanno manifestato una rettocolite ulcerosa. Una, scusa. Rettocolite ulcerosa, che porta a gravi invalidità, a volte anche a resezione intestinale, cioè importanti manifestazioni. E io mi ricordo che quando ero in ospedale, vedevo proprio un pezzetto, no? Cioè il fotogramma di un film. Allora arrivava in emergenza il bambino che sanguinava dal retto, immaginiamo la paura di questo tipo. Nel momento in cui arrivava in ospedale, si vedevano i due genitori completamente frizzati intorno a questo bambino a rischio vitale. Mano a mano che la terapia nei giorni successivi faceva il suo effetto, i genitori cominciavano a manifestare la loro conflittualità. Poi piano piano uscivano e se dovevamo immaginare un percorso, piano piano avrebbero riportato a galla quella conflittualità. Per cui che cosa faceva il sintomo? Abbassava il conflitto. Era come se fosse una regolamentazione del conflitto, quindi anche dell'emotività che circolava nella famiglia. Quindi è come posso far smettere i miei genitori di fare quello che fanno, mi ammalo. Come posso far smettere i miei genitori di fare quello che fanno? Incendio le tende. Cioè, posso usare due livelli diversi. Allora, è chiaro che se io immagino questo significato che ha a che fare con la lettura psicosomatica del sintomo, se immagino una ipnosi familiare, nell'ipnosi familiare io devo fare in modo che i genitori si prendano cura di questo bambino e che lo liberino. Per cui, per esempio, la possibilità di immaginare che loro lo portassero a un parco e che poi andassero a fare un giro in macchina parlando delle loro cose. E quel giro in macchina poteva essere con lui alla guida o lei alla guida e capire che magari c'era un problema di potere. Cioè, costruire intorno alla lettura del sintomo qualcosa di molto più vicino al motivo per cui il sintomo si esprime.
Spesso noi diciamo, quando arrivano le famiglie in terapia, che il primo istinto, sia per bambini malati che per bambini che hanno qualche difficoltà comportamentale, sembra: dottoressa, me lo aggiusti. Ok? Allora, di solito nel dottoressa me lo aggiusti, noi allarghiamo e diamo significato a quello che accade, diamo anche valore. Un valore di un peso e di una responsabilità che questi bambini si prendono, e soprattutto facciamo una cosa molto importante che invece è stata una grande pecca in passato. Evitiamo assolutamente qualsiasi colpevolizzazione. Cioè, prima io mi ricordo perfettamente i primi invii che mi arrivavano anche dai pediatri con grandi, grandi accuse ai genitori che magari non avevano capito. Quella è una mamma ansiosa, quello è un padre disinteressato. Allora, a quel punto, attraverso una convocazione familiare, mettere in evidenza le difficoltà di tutti. Quindi parlare di difficoltà, parlare di problema, parlare di risorse. Molti genitori non hanno avuto dei genitori adeguati e non sono riusciti ad imparare il mestiere, ammesso che si possa imparare senza un figlio, ma insomma, hanno avuto anche un modello magari scarso. Abbiamo visto, non so se ti è capitato, un passaggio abbastanza traumatico da generazioni autoritarie a generazioni assolutamente incapaci, di gestire, no? E noi dobbiamo insegnare alle nuove, generazioni di genitori ad essere autorevoli. Lo sento molto forte, soprattutto in questo periodo della mia clinica, anche perché ritengo che questa sorta di senso di colpa e quindi colpevolizzazione del genitore sia molto diffusa e a volte rimanga sotto traccia, cioè nel senso che il genitore la percepisce ed è per quello che la evita. Evita di inserirsi all'interno della dinamica. Quindi molto spesso il lavoro grosso è quello di riportarlo dolcemente all'interno della dinamica, facendogli capire che non lo si sta accusando, ma gli si sta dando, forse magari, almeno così me la gioco io ogni tanto, Sì, calcola che io. non la colpa del No, no. problema, ma potrebbe essere parte della soluzione. Esatto. No, c'è una frase di Whittaker che mi piace sempre tanto, dice a proposito anche delle risorse: se la famiglia è riuscita ad arrivare a costruire un problema, è anche in grado di costruire la salute, no? Cioè di tornare indietro. E io dico sempre una cosa che mi piace e nella quale credo: io non ho mai conosciuto genitori cattivi, io ho conosciuto genitori fragili, che hanno fatto delle cose che magari per quel bambino in quel momento non erano adeguate. Può darsi che per altri 10 figli sarebbero state adeguate, ma per quello no. E quindi io dico sempre: io metto un po' di mia conoscenza, voi mettete la conoscenza del bambino e insieme possiamo fare un buon lavoro. Ecco, già dire: voi avete una competenza, magari siete fragili, noi in questo contesto possiamo aumentare le vostre competenze, ma non mi sostituisco mai. Io quello che insegno sempre nella formazione, quando si parla di famiglia, è una cosa molto importante, cioè noi non siamo lì per curare i bambini, noi siamo lì per aiutare i genitori ad essere più forti per prendersi cura dei loro figli, altrimenti poi ci dobbiamo portare tutti i bambini a casa. Quindi non ha nessun senso fare a gara su chi è il genitore migliore, non ha nessun senso attaccare la genitorialità fragile. L'unico momento nel quale noi dobbiamo definirci è nei casi di violenza o di neglect grave. E allora là dobbiamo tener conto di quelli che possono essere i rischi per questi bambini. Ma in tutti gli altri casi, tutti i genitori, anche se fragili, sono in buona fede. E in buona fede sbagliano. Tant'è che spesso quando arrivano in seduta i genitori si muovono su due estremi. Uno è: ma lei che si pensa di fare, ma lei che si pensa di essere, vabbè, te lo lascio per dirti. E l'altro è: ah, ci dica lei che noi siamo incapaci. Cioè, in entrambi i casi, tutto questo poi porta a una non crescita del sistema. Quindi, se io leggo in modo sistemico, il mio compito è quello di aiutare il sistema a riprendere, e quindi ai genitori ad avere più forza, altrimenti diventa abbastanza impossibile riuscire ad essere dei terapeuti efficaci. Che belle cose. Senti, dammi un'idea di come dobbiamo immaginarcela poi, no? Questa situazione, no? Perché sia per, diciamo,
coloro che non sono psicologi e non sono psicoterapeuti, ma anche per coloro che sono psicologi, però non si occupano di coppie e di famiglie, già chiamiamolo il setting, no? Lo studio, è un po' a volte difficile da immaginare. Ma nel caso in cui stiamo lavorando in ipnosi con una famiglia, per esempio, quindi con più di una persona, come me la devo immaginare? Allora, calcola che tutto ciò che ha a che fare con l'ipnosi e l'induzione è uguale, quindi tutte le tecniche, eccetera, sono le stesse, però per esempio quindi dirette e indirette, avete fatto interviste meravigliose anche col prof su questo, quello che accade nella terapia familiare quando c'è un gruppo oppure quando c'è una coppia è che io posso utilizzare una persona. Fare l'induzione a una persona, dire all'altro osservala attentamente e l'altro magari va in trance. Posso utilizzare un linguaggio ipnotico per abbassare il livello di tensione e quindi aumentare le capacità di ascolto. Quello che sicuramente è importante è quello di avere la capacità di un'osservazione più a largo raggio, e questo le minimal cues di più persone diventa un po' più complicato. Però io sono un po' strabica e mi aiuta, quell'occhio da camaleonte che si muove meglio, e l'idea di leggere all'interno del sistema la chiave, della lettura del sintomo. Per esempio, un caso che io ho portato anche a un congresso aveva a che fare con un bambino che aveva un'enuresi importante. Ovviamente l'enuresi a 8 anni ha a che fare, enuresi secondaria, quindi un bambino che aveva acquisito la capacità di gestire la menzione e poi non ce l'aveva più, ci dà l'idea di un trauma, ci dà l'idea di qualcosa che non funziona, ma sicuramente ci dà l'idea di un bambino non cresciuto. Allora, come mai questo bambino aveva prima fatto un tentativo e poi era tornato indietro? Perché lui all'inizio c'era riuscito e poi, diciamo, dallo spagnolinamento in poi aveva resistito pochissimo e poi aveva ripreso. Bene, nella storia di questa coppia c'era un numero importante di aborti, fecondazioni assistite, il bambino era nato grazie a un intervento di medico bravo. E quando è nato questo bambino con una gravidanza difficilissima, quindi immaginate anche, cioè è chiaro che se io ho perso tanti bambini e se ho paura, quella gravidanza diventa una cosa veramente di allarme continuo. E questa donna aveva praticamente impedito a chiunque di occuparsene. Quindi cosa c'è di meglio di un bambino che rimane piccolo piccolo, per cui poi la mamma se ne possa occupare? L'altro aspetto era come lo vede papà? Beh, papà che vede un maschio di 8 anni che ancora fa la pipì a letto, certo, magari lo sgrida sbagliando, certo, magari gli dice, beh, ma sei un ometto perché non lo fai sbagliando. E quindi io mi sono trovata di fronte subito, in qualche modo, un bambino che da una parte era un neonato e dall'altro avrebbe dovuto partire per il militare. Quindi quanto è grande? Cos'è, come lo volete voi questo bambino? Questo era quello che era emerso, no? Cioè, ma secondo voi come dovrebbe essere Mario? Diciamo Mario. E ovviamente mamma lo voleva più piccolo, papà più grande. Allora che cosa ho fatto? Insomma, ma chiudete tutti gli occhi, va? Siccome si era parlato di animali e loro volevano un cane, io a quel punto ho detto ok, allora chiudete gli occhi e pensate ognuno al cane che vorreste. Bene, dopo questa fantasia ipnotica, ognuno aveva pensato a un cane diverso. Allora, la mamma aveva pensato a dei cuccioli di Labrador, il papà a un cane lupo adulto e il bambino a un cuccioletto, quindi molto più simile al discorso della mamma. Bene, noi abbiamo fatto una terapia sostanzialmente su questa induzione a episodi come un teleromanzo a puntate sulla crescita di questo cane. Quindi come si doveva allevare questo cane, chi lo portava al parco, se e quando mettere il collare, quando mettere il guinzaglio, quando cominciare a insegnargli a camminare piano piano. E piano piano è cominciato a sparire l'enuresi. Il cutoff è stato una volta che il bambino ha portato un sogno.
portato un sogno, è tornato in terapia e ha detto: "Ah, io ho sognato una cosa molto bella e poi non ho fatto più la pipì a letto". Aveva sognato che era andato al parco con il cane, che ormai veniva vicino a lui senza guinzaglio e senza niente, che si erano buttati nel laghetto del parco, che si erano infangati tutti, che erano tornati a casa e mamma gli aveva detto: "Ma vi siete divertiti tanto, eh?". Ecco, lì era diventato grande, poteva essere un bambino assolutamente capace anche di sporcarsi, di fare casino, e quindi poteva anche smettere di fare il bambino piccolo. E intanto il cane era cresciuto, quindi lui aveva preso dell'autonomia. Grazie, grazie. E domanda, forse, come dire, leggermente un approfondimento tecnico ti chiedo. Sì. La famiglia in quel caso sapeva che stava lavorando su diciamo, su una chiave metaforica e quindi Allora, l'ha calcola che esplicitato? quando tu lavori sulle metafore, mai esplicitarle. Quindi è chiaro che loro sanno perfettamente quando arrivano, se facciamo ipnosi o non facciamo ipnosi, che tipo di lavoro facciamo. Ma esplicitarlo, mai. Credo che piano piano le persone poi comincino a capire il significato delle metafore e comincino a comprendere il lavoro che si sta facendo. Sicuramente quello che emerge mano a mano che si lavora in terapia familiare o in coppia con l'ipnosi è che aumenta la sintonia. Quindi mano a mano che si gioca, che si fanno fantasie, che si fanno induzioni formali, aumenta la sintonia e loro si portano a casa anche qualcosa che poi condividono. Questo nelle coppie è fondamentale. Noi a ottobre farò un workshop che si chiama Il sarto delle coppie. Il sarto delle coppie. Cioè, come tailorizzare gli interventi sulla coppia, no? E lì c'è un lavoro che è strepitoso, che riguarda le loro storie, i loro modelli, ma sempre, secondo me, metaforizzare ha a che fare con la capacità di cogliere o quello che dicono, e chiunque lavori con le metafore, Consuelo Casula in primis, sa che la migliore metafora è quella che porta la famiglia. Però a volte a noi ci possono venire anche in mente delle cose che se le buttiamo lì e funzionano non va male. Io mi ricordo una famiglia tanto tempo fa, tanto tanto, ero piccola, dove c'era un problema di emozioni grandi. E c'era una grande differenza, grandissima differenza, di ceto sociale tra mamma e papà. La mamma era una persona che veniva da famiglie di laureati, eccetera, e il papà era un idraulico. In questa famiglia le emozioni non potevano essere manifestate in nessun modo. La prima volta che abbiamo parlato di questo, perché c'erano dei sintomi fisici da parte di entrambi i bambini, io ho detto: "Ma secondo me in questa famiglia, agganciandomi all'anello più debole, forse bisognerebbe trovare un rubinetto più efficace, in modo da poter aprire e chiudere queste emozioni quando si può e a gestire il flusso". Alla fine della terapia mi hanno regalato un rubinetto, che insomma non è poco. Però ecco, quella cosa, per esempio, in quel caso, la metafora che cosa ha fatto? Ha innalzato il padre a competente. Perché io gli ho chiesto: "Ma quali sono i rubinetti migliori? Quelli magari che alzi la leva, che sviti, ma poi si svitano, ma poi si spanano? Come si fa? Come si aggiustano?". E io mi ricordo quella seduta nel quale il padre sembrava più alto di 10 centimetri. Quindi è molto interessante questo, anche per dire: attraverso la metafora io posso anche agganciare magari il bambino piccolo utilizzando una metafora di gioco, o la persona che in quel momento è più fragile e diventa quello competente. Sì, è molto, molto interessante, anche perché a volte nella costruzione dell'induzione, quando si lavora con l'individuo, si dà anche spesso importanza alle parole, al canale sensoriale, quindi lavorando con più individui è bello anche a volte mescolare, come dire, la metafora di uno con il linguaggio, diciamo, col testo dell'altro, o viceversa, mi immagino, È una tessitura, è una tessitura. è Ed è proprio. interessante proprio vedere anche il loro contributo, no? Cioè io lancio e poi vedo quello che succede. È interessante anche, secondo me, a volte anche stupefacente,
Cioè ci sono delle cose che si riescono a fare anche grazie, non, penso proprio all'osservazione, quello che dicevamo prima, all'ascolto attento del paziente, ma nell'ipnosi si riescono ad avere, secondo me, dei risultati che difficilmente si riescono ad avere in altro modo. Ma quando dico ipnosi parlo anche di linguaggio metaforico indiretto, cioè di tutto ciò che in qualche modo crea quella condizione di maggior vicinanza, sintonia, quello che dicevamo prima. È un'esperienza affettiva intensa, l'ha chiamata poco fa, pochi incontri fa Giuseppe Ducci, mi ricordo, che anche, quindi, anche da quel punto di vista, no? E mi collego anche al sentirsi osservati attentamente, ascoltati e quindi a riprendere magari a volte quei piccoli neglect che ognuno di noi può aver vissuto durante l'infanzia, anche in sede terapeutica. Non so se tu l'hai letto, è un autore che penso che entrambi conosciamo, però non ci appartiene direttamente, ma Irving Yalom. Lo sto proprio leggendo adesso un libro che è Diventare se stessi. E la cosa molto interessante e l'associazione che faccio è questa self-disclosure, se vogliamo, che lui fa raccontando delle esperienze traumatiche che ha avuto con una madre ebrea, rigida e prepotente, e quindi di quanto poco lui si sia riconosciuto, e racconta degli episodi quasi ipnotici che lui stesso si autoinduceva. Mi è venuto così un flash, lo voglio semplicemente lanciare. Colpisce, colpisce. Allora, beh, intanto qui tra i commenti sotto la Scuola Italiana Ipnosi vedete anche il link per il workshop, il salto delle coppie, Taylor nell'ipnoterapia di coppia. Ecco, forse questa domanda può essere interessante, vediamo come la puoi sviluppare. Maria Assunta Giannetti domanda: si può applicare l'ipnosi anche durante la terapia online? Ti chiedo proprio. Praticamente è quello che ho fatto durante questo periodo. Cioè, in realtà io durante il Covid, se possibile, ho lavorato di più e le persone non sono state lasciate sole, ma hanno anche avuto bisogno di più attenzione. Io ho scoperto una cosa, allora io lavoro online da una quindicina d'anni, perché mi occupo di pazienti che per una patologia specifica vengono un po' da tutta Italia. Io facevo un ambulatorio molto specifico di disturbi della differenziazione sessuale. Per cui ho imparato lì che l'online era una buona cosa a patto che ci fosse un buon rapport. Quindi io ho cominciato delle nuove terapie anche durante la pandemia. Ho applicato l'ipnosi. L'unica cosa importante è sicuramente la connessione, ma quello che ho scoperto facendo l'ipnosi praticamente tutti i giorni a quel punto, delle terapie tutti i giorni su schermo, è che è una vicinanza estremamente intima. Cioè, io e te non staremmo mai a questa distanza. E quindi per certi aspetti è qualcosa che può aumentare il rapporto, anche se sembra il contrario. Con le famiglie è stato possibile entrare nelle loro case, cioè molti bambini mi hanno fatto vedere la loro camera e abbiamo potuto giocare con i loro giocattoli mentre io giocavo con i miei. C'è qualcosa che si è aperto che sicuramente per il nostro modello, sia quello sistemico che quello ipnotico, non crea problemi di riservatezza, per altri sarebbe stata una situazione un po' più complessa, che ha aumentato il rapporto, ha aumentato la possibilità di essere accettati anche in difficoltà, per esempio, alcuni non perfettamente curati, che non sarebbero mai usciti di casa e non sarebbero mai venuti, a studio in quel modo. Eppure hanno vissuto dei momenti depressivi importanti e attraverso lo schermo, chiudendo gli occhi, hanno potuto andare in trance e poter uscire da quella stanza da dove non potevano uscire.
Quindi ancora di più è stata importante l'ipnosi per permettere di volare in posti che erano assolutamente interdetti. A me poi piace sempre molto insegnare l'autoipnosi, quindi ho dato un sacco di strumenti anche a chi non aveva mai fatto l'ipnosi, che però si sentiva molto molto costretta e cominciava veramente a soffrire di una limitazione della libertà e di una limitazione di contatti sociali che cominciava a essere preoccupante. Quindi è stata una tecnica molto importante per me, insomma, Che poi oltretutto ad aggiungere mi viene da dire che anche proprio in sede di autoipnosi un colloquio via Skype si può registrare molto facilmente, la registrazione rimane lì, abbiamo fatto. Sì. sì, quindi è una cosa molto, molto bella. Poi la mia voce ti accompagnerà, la mia voce sarà con te sul tuo cellulare, quindi meglio di così uno si mette le cuffiette, se la riascolta, quindi. Io dico sempre per giocare che se lui era l'uomo di febbraio, sono la donna di marzo, perché me la passo. Quindi si può fare tutto. Ho vissuto tanti anni con la donna di settembre, che era Vilma, per cui ognuno c'ha il mese suo se vuole. Credo anche che il modo colloquiale con cui oggi noi ci siamo visti, sia anche il modo in cui poi approcciandosi anche attraverso lo schermo riduce la distanza, non c'è distanza, quindi è il modo, non il mezzo. Credo che sia sempre la modalità e non il mezzo a fare la differenza. Certo, ricordiamo anche che avremo entrambi, avremo magari voglia o capacità, opportunità di essere anche molto più colloquiali di così. Basterebbe citare il tuo aiutante, insomma, che ogni tanto. Vado, Sì, vuoi qual è? Non lo l'aiutante? so, io penso che Arrivo, un arrivo. Bensoniano che ha un aiutante del genere, in qualche domanda a me la porrà. Magari in saluti, così vedrete l'aiutante segreto della dottoressa Anna Maria Esserci. Lui Rappone. è il mio grande ecoterapeuta, alcuni lo conoscono, lui è Freud, piccolo ma sincero, ed è un grande aiutante, un grande ipnotista. Ciao Freud, mascalzone. È Io lo un'invidia. cito di tutta Europa. Sì. Lui lavora con me, anzi io lavoro con lui, diciamo così, ma... Mangi crocchette poi. Esatto. Te lo sto invidiando moltissimo perché il mio cane è. Lo porterei molto volentieri, però avrebbe delle reazioni inconsulte. Una Sì, è una stata diversa. È una stata stazza diversa. Cioè, diversa. tu stai dicendo che il tuo è un cane. Mio. Il mio no, 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 il mio è no. un qualcosa che abbaia. No, purtroppo forse tra i due il mio è quello meno cane di tutti. Però non posso dire cos'è perché sarebbe un epiteto offensivo. Però insomma, si vede che sai. A volte prendono da quelli che vengono definiti padroni. Sì. Va bene, allora io ai colleghi dello studio Rapone non so che dire se non ringraziarvi. Grazie a te della gentilezza e del modo in cui riesci a far stare veramente comodi tutti. Oggi, le altre volte l'ho visto, oggi l'ho sentito, quindi ti ringrazio tanto. Mi fa molto piacere. È molto piacere e devo dire la verità, è che risulta anche abbastanza semplice perché quando ci sono relazioni intense così è bello. Anna Maria, noi ci vediamo, speriamo di persona, al workshop che terrai poi più avanti. È settembre, giusto? Ottobre, Ottobre. 17 ottobre dovrebbe essere. Ottobre. Se no ci vediamo al congresso. Lì di persona o online, ancora più o meno In un vicino. modo ci vedremo. Va bene. Un saluto Grazie e a tutti. grazie. Buona giornata. Che dire, io vi saluto, è stata veramente una bellissima chiacchierata, penso che sia stata molto utile, non solo per la simpatia e la gentilezza, della dottoressa Rappone, ma soprattutto perché ci ha condotto all'interno di ambiti, che spesso non associamo al mondo ipnotico. E è molto bello che l'abbia fatto con competenza, esperienza. E credo che sia ritornato utile anche a chi magari non è psicoterapeuta, ma è semplicemente figlio o genitore. Noi ci vediamo lunedì prossimo, se non sbaglio, sempre alle 2:30 e poi ci salutiamo un po', prendiamo qualche settimana per Ferragosto. Un saluto, buona vita e alla prossima.